Anche se commettesse l'azione più detestabile, chi è impegnato nel servizio devozionale deve essere considerato santo, perché è situato con determinazione sul giusto sentiero. Oh, Magyana Timirandasya, Gyananjana, Sakaya, Chokshurun Militam Yena, Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Offro a lui il mio rispettoso omaggio. Jai Shri Prabhupada Ki Jai. Hare Krishna. Allora, leggiamo la spiegazione, una parte della spiegazione di questo verso. Srila Prabhupada dice: il termine sudhuracharo, usato in questo verso, è molto significativo e dovremmo cercare di comprenderlo bene. Quando l'essere è condizionato, ha la possibilità di compiere due tipi di attività. L'una corrisponde al suo stato condizionato, e l'altra al suo stato originale. La prima comprende tutte le attività che sono in rapporto all'esistenza materiale e che sono definite condizionate, come per esempio mantenere il proprio corpo, seguire le leggi dello Stato, della società e così via. Attività che sono compiute anche dai devoti perfetti. Ma questi ultimi, che sono pienamente coscienti della loro natura spirituale, fanno in più delle attività spirituali, cioè si impegnano nel servizio di devozione al Signore, nella coscienza di Krishna. Attività queste che sono in accordo alla loro funzione originale ed eterna e sono conosciute col nome stesso di servizio di devozione. Allo stato condizionato il servizio a Dio, il servizio al corpo, cioè il servizio devozionale e il servizio condizionato, seguono talvolta vie parallele e talvolta vie opposte. Così, per quanto è possibile, il devoto sta bene attento a non fare nulla che possa rompere l'equilibrio della sua condizione sana, perché sa che la perfezione delle sue attività dipende dalla sua realizzazione progressiva della coscienza di Krishna. Può succedere che un devoto compia una certa azione che in un determinato quadro politico e sociale sembri reprensibile, ma questa caduta temporanea non lo squalifica affatto. A questo proposito, lo Srimad Bhagavatam afferma che se una persona perfettamente assorta nel servizio trascendentale del Signore Supremo commette un errore, il Signore dall'interno del suo cuore la rialza, la ripulisce e la perdona e le perdona l'errore per quanto grave sia. Il potere di contaminazione della materia è così grande che può sedurre perfino uno yogi pienamente impegnato nel servizio del Signore. Ma la coscienza di Krishna ha un potere talmente superiore che rialza subito colui che è caduto. La via del servizio devozionale porta sempre al successo. Nessuno dovrebbe condannare un devoto per aver deviato accidentalmente dal sentiero ideale, perché, come spiega il prossimo verso, non avrà più questi sbandamenti una volta stabilito completamente nella coscienza di Krishna. Jai Srila Prabhupada Ki Jai. Questo è un verso molto importante, questa sequenza di versi, in effetti tutto il capitolo è molto molto importante. Qui si intitola La conoscenza più confidenziale, quindi sono degli aspetti della coscienza di Krishna che vengono rivelati da Krishna a chi è entrato in confidenza con lui, a chi è entrato in una dimensione di maggiore intimità.
Allora, prima volevo fare un'introduzione sul fatto che nei versi precedenti Krishna dice Yanti Deva Vrata Devan Pitrin Yanti Pitrin Vrata. Ognuno segue diverse strade. Ricordo, ero a Bari, c'era questo monaco buddista e diceva, citando il Dalai Lama, diceva ci sono tante religioni nel mondo, tante vie spirituali. Fa come se tu vai al ristorante e ti portano il menù, hai un menù, non è che vai in un ristorante, c'è una sola cosa, ma ognuno sceglie quello che gradisce maggiormente. Quindi il fatto che in questo mondo ci siano tante possibilità di evoluzione, dipende da dove uno si trova, logicamente, è come anche al ristorante, cioè chi si può permettere una cosa, chi un'altra, chi può andare addirittura in un ristorante piuttosto che in un altro. Ma il punto è soddisfare la fame e l'appetito, se vogliamo stare nell'esempio che aveva fatto questo monaco. No? Allora, Yanti Deva Vrata Devan vuol dire che se noi adoriamo i Deva possiamo arrivare al pianeta dei Deva. Ma alla fine Krishna dice Mat Yajito Piyanti Mam, ma colui che adora me arriva a me. Allora è chiaro che arrivare da Krishna, sviluppare con Krishna un rapporto di intimità è la cosa più bella e più importante che ci sia ed è l'unica che è in grado di soddisfare veramente l'anima. Allora noi qui abbiamo questa possibilità, visto che siamo in coscienza di Krishna e stiamo studiando la Bhagavad Gita, che è la parola di Krishna. Naturalmente Krishna ti dice il mondo è bello perché è vario e ognuno può scegliere, dice Yeyata Mam Prapadyante Tam Stataiva Bhajami Aham, tutti seguono la mia via in un modo o nell'altro. Ma però dice anche e come si abbandonano a me in proporzione io lo ricompenso. Quindi lascia il massimo della libertà, totale libero arbitrio, ma nello stesso tempo dice anche qual è la sua opinione al riguardo, e cioè cosa desidera di più dalle anime condizionate che sono in questo mondo. E quindi poi porta Mattia Gitopi Antima, ma colui che adora me raggiunge la mia dimora. E poi spiega come fare, come abbiamo visto anche l'altra volta, a raggiungere questa dimora. Quindi patram puspam palam toyam, no? Molto semplice, basta offrire con amore e devozione una foglia, un fiore, un frutto, no? Con amore. Cioè, e questo è il vero amore. L'amore è fare qualcosa in modo incondizionato. Questo è il vero sentimento che si sviluppa coltivando la coscienza di Krishna, ma facendo quello che vuole Krishna, quindi offrendogli dell'acqua, degli alimenti, le nostre azioni, Yad Karoshi, poi dice Yad Ashnashi, Yad Juhosi, Dadasi, Yad, tutto quello che fai, sacrifichi e prodighi, offri per tutto a me. E poi dice così, suba suba il palai revam, moksha se karma bandhanai. Così sarai libero dalle conseguenze delle tue azioni, perché, come abbiamo visto anche l'altra volta, sono le conseguenze del nostro karma, karma bandha, che ci legano a questo mondo, non solo fisicamente, ma soprattutto mentalmente e quindi spiritualmente, perché l'anima spirituale è legata a questo mondo attraverso la mente, quindi passa tutto dalla mente. E se nella mente hai pensieri spirituali,
servire Krishna e adorare Krishna e pensare a Krishna è la cosa più bella e naturale del mondo. Ma se nella mente hai pensieri materiali e desideri materiali da soddisfare, pensare a Krishna non è la cosa più bella e naturale del mondo. Anzi, va contro la tua natura e ti identifichi a tal punto con quella natura condizionata che il fatto che la coscienza di Krishna diventa qualcosa di artificiale, che non ti soddisfa. Ma il problema è tuo, che ti sei voluto ingarbugliare in questa matassa del condizionamento. Non è un problema di Krishna. Krishna ti dà la possibilità di scegliere le strade che vuoi, però poi ogni strada, cioè se uno va al ristorante e si mangia dei cadaveri, sono affari suoi, paga anche il conto, oltretutto li paga. Poi se ingerisce della robaccia e poi sta male, o anche se non sta male, si appesantisce il karma, ognuno è libero di fare quello che decide. Però Krishna dà le direttive su come invece arrivare alla via della perfezione. E poi nel verso precedente che abbiamo studiato l'altra volta dice Samoham Sarva Bhuteshu Namedvesho Stinapriya. Io però sono equanime, io vi offro tutte queste possibilità, ma rimango equanime perché è come un padre che ha dei figli, ha 10 figli, ognuno sceglie la sua strada e lui li ama tutti comunque, certo, però che chi segue i suoi consigli e quello che per il quale ha lavorato tanto, eccetera, per fare un esempio che sia così, che ci dia un'idea. Scusate, continuano ad arrivarmi questi messaggi e purtroppo non ho messo la via aerea, adesso non saprei come fare, non vorrei toccare il cellulare e va via la connessione, quindi sopportiamo un po', non è che arrivano sempre tutti questi messaggi, ma in questo, proprio adesso stanno arrivando. Va bene, allora, Hare Krishna, forse arriva a Milan, mi mette, ha detto che devo spegnere WhatsApp. Un attimo. Perché poi sicuramente esci. Ah, vedi. Grazie. Allora, equanime. Krishna dice Samoham Sarvabhuteshu. Io sono equanime con tutti. Namedvesho Stinapriya. Non invidio e non favorisco nessuno, non odio e non... cioè, da un punto di vista materiale. Yebajanti tumam bhaktya, bhaktya, come bhaktya o bhaktya, bhaktya mai tete shuchapya. Ma chi mi serve con devozione è un amico per me come io sono un amico per lui e quindi sviluppa un rapporto di maggiore intimità. È equanime con tutti, ma ha un ascendente particolare per i suoi devoti. Mi sembra anche la cosa più logica e naturale del mondo. E veniamo poi al verso di oggi, perché è molto importante per tutti noi. Siamo tutti in questa fase particolare, dove ci siamo affacciati alla coscienza di Krishna. Ci stanno arrivando tutte queste informazioni e soprattutto quando siamo nel Sadhu Sangha, nell'associazione dei devoti, siamo in coscienza di Krishna, l'anima respira conoscenza trascendentale, atmosfera trascendentale, dice ah che bello, che meraviglia, ecco dove volevo arrivare, ecco dopo anni e vite di peripezie, questa è la mia vera casa, questa è la mia vera dimensione. Poi si spegne il computer, si spegne la Bhagavad Gita, si attiva il lavoro, il tran tran, o uno deve prendere il tram,
o apre la porta e gli arriva la zaffata del vicino di casa che si mangia chissà quali porcherie, esci, ti arriva la telefonata, la famosa telefonata che ti rovina la giornata e si oscura la vallata. C'è la mente impicchiata e tutta l'estasi che avevi sperimentato un'ora prima o un giorno prima svanisce nel nulla. Perché? Perché ci siamo ricollegati con karma bandana, con il nostro karma precedente, che non ti lascia così, non ti lascia stare gratuitamente. Perché? Perché siamo legati a tutta una serie di azioni e reazioni che hanno coinvolto non solo noi, ma tutta una serie di persone. E quindi queste persone, c'è un dare e un avere, e loro lo vogliono. Cioè, se hai preso una multa, il problema non è del vigile che te l'ha data, il problema è tu che sei passato col rosso. E i vari uffici non possono non far pagare quella multa, perché altrimenti il karma ricade su di loro e loro fanno la loro funzione di... è come un banchiere, chi lavora, un impiegato della banca, può contare milioni al giorno, ma neanche una banconota di quelle deve andargli in tasca, lui deve semplicemente fare il suo dovere. Così i funzionari universali, che sono gli esseri celesti, hanno registrato tutto il nostro karma banda, che si rispecchia nella nostra mente, nella nostra mentalità. Quindi, a contatto con i sadhu, in coscienza di Krishna, i sadhu ci prestano la loro mente, che è libera dal karma banda, perché hanno deciso già da tempo di liberarsi dal karma bandana, e poi vedremo come hanno fatto. Quindi in quel momento noi sperimentiamo le stesse emozioni che sperimentano loro. L'unica differenza qual è? Che per loro è uno stato naturale ed eterno. Ormai sono entrati in quella dimensione. Non sono più influenzati dal tempo, dalle circostanze. Mentre per noi l'abbiamo solo presa a prestito. Quindi, come fare per arrivare alla dimensione migliore che stiamo cercando? Se siamo qui e non siamo su Facebook, molti sono anche su Facebook nel senso negativo del termine, se non stiamo spaziando in giro su tante cose superflue o inutili, significa che siamo interessati a raggiungere moksha se karma bandana. Ma un conto è essere interessato a raggiungere quello stato e un conto è arrivarci. Cioè, se uno partecipa a un corso, vede delle persone, legge un libro e dice come sarebbe bello arrivare a quella dimensione di ricchezza. Sì, sarebbe bello, ma poi apri il portafoglio e c'hai 7,50 € in tasca. E invece chi ha scritto il libro o chi ti presenta quella realtà vive in un'altra dimensione, perché ha cambiato le sue azioni, eccetera, eccetera. Adesso non voglio entrare nel merito. Così noi dobbiamo capire qual è la causa del nostro karma banda, se vogliamo uscirne. E la causa è il nostro karma, le nostre azioni precedenti che hanno prodotto la mentalità nella quale noi stiamo risiedendo in questo momento. Allora, siccome stiamo qui, dicevo, stiamo desiderando di arrivare a questo stato di liberazione, Krishna ci offre la strada. Offrimi una foglia, un fiore, un frutto. Vabbè, è facile. Ok, adesso domani vado a comprarmi 100 foglie, 100 frutti e un bel po' d'acqua. E ho risolto il mio problema. E poi però dice, Yatkaroshi, adesso, qualunque cosa fai, qualunque cosa dai, insomma, lì, qualunque cosa fai, proprio tutto, e qualunque cosa dai, proprio tutto, e lì comincia a essere un po' più impegnativo il discorso. No?
Yat karoshi, yat dashnasi, yat juhosi, yat tapasya si konteya, tutte le austerità che fai, offri tutto a me. Allora aspetta, no, facciamo bene i conti, perché io vorrei arrivare là, ma il prezzo da pagare per me è troppo salato. E quindi bisogna situarsi in una dimensione che ci sia più congeniale. Allora Krishna ce lo spiega, poi ci dice: se non puoi fare questo, segui i principi del Bhakti Yoga, se non puoi seguire i principi, offri il frutto delle tue azioni, eccetera, e così a discendere. Allora, in base a quello che noi ci sentiamo di fare e di dare a Krishna, dobbiamo accettare poi le conseguenze del nostro stato d'animo, del nostro stato mentale. Ma chi invece desidera e decide di arrivare alla meta seguendo la strada che ci offre Krishna, se ascolta le direttive di Krishna, gradualmente si libera dal karma bandhana. E come fa? Bhajate mamananya bhak. C'è il verso di oggi, e ho fatto questa introduzione per arrivare al verso di oggi, che dice: apicet suduracharo bhajate mam ananya bhak. Anche se commettesse gli atti peggiori, chi è impegnato nel servizio di devozione deve essere considerato un santo. Perché se noi ci impegniamo al servizio di Krishna, la nostra mente, che rappresenta, come ho detto già alcune volte, il nostro karma passato, e la nostra mente è collegata con le menti di tutta una serie di altre persone, noi ci impegniamo al servizio di Krishna e sentiamo l'eco del direttore d'orchestra, che è la nostra mente, con tutti gli strumenti e le voci dell'orchestra, che sono le menti altrui, che sono collegate alla nostra mente. Quindi la nostra mente, che noi siamo impegnati al servizio di Krishna, stiamo prendendo un incenso, stiamo dando, e la mente condizionata dice: ma dove vai? No, con un accento un po' romanesco. Ma che fai? Ma non te lo puoi permettere. E la mente si collega con la mente della mamma, della zia, dei vicini di casa, che ti dicono: no, ma cosa fai? Ma sei matto? Trovati un lavoro, non perdere tempo, segui il mio esempio, guarda, io sono tua madre, sono tuo padre. No? E quindi... E ti ritrovi con l'incenso in mano, la Bhagavad Gita nell'altra, e dici: ma forse è meglio che depongo le armi e ascolto i buoni consigli. Quindi appoggi l'incenso, chiudi la Bhagavad Gita, pronto mamma, sì sì sì, vengo a cena stasera, sai che sono vegetariano, ecco, almeno quello. Invece se noi siamo determinati, Krishna ci offre la via e dice: anche se tu avessi commesso gli atti peggiori, perché sono gli atti del nostro karma che ci collegano a quello stato mentale, se ti impegni nel servizio di devozione, bhajate mam ananya bhak, incondizionatamente e ininterrottamente, entri nella dimensione sadhur, diventi un sadhu. Allora, per un po' è dura, perché devi avere a che fare con questa situazione altalenante, nella quale tu hai preso una decisione, vai avanti determinato, ma la mente condizionata non ha ancora preso la stessa decisione, e quindi alle volte ti punzecchia, alle volte ti tormenta, poi qualche volta ti lascia in pace e poi di nuovo ritorna all'attacco. Allora, questo stato altalenante è lo stato altalenante del neofita. E infatti questo verso, Aficet Suduracharo, viene commentato da Jiva Goswami e spiega che finché uno si ritrova in questa condizione e cade dalla piattaforma del servizio di devozione, vuol dire che è ancora allo stato di Prakrita Bhakta, è allo stato neofita. Quindi noi dobbiamo
superare questo stato di neoficità, se possiamo definirla così, in che modo? Studiando molto i libri che ha tradotto Srila Prabhupada e ha commentato. Perché? Perché qui è spiegato perché. Perché conviene. Perché conviene all'anima. Perché noi siamo esseri spirituali eterni, questa è la nostra natura costituzionale. Se ci identifichiamo con un corpo che è destinato ad andare alla discarica, no? L'altra cosa, quello com'è che si chiama, quello spascia carrozze, anche l'anima va allo spascia carrozze. Se invece l'anima, che è per natura eterna, piena di conoscenza e felicità, ritrova se stessa, trascende le influenze della natura materiale e si situa in una dimensione di coscienza trascendentale. A quel punto il nostro servizio diventa Ananya Bhak, e cioè senza interruzione e tutto quello che facciamo lo offriamo a Krishna, tutto quello che le austerità che compiamo, eccetera, no? Allora diventi un sadhu. Quindi la strada è aperta a tutti, tutti possono, e poi lo vedremo nel verso successivo, nei due versi successivi, Krishna ci dà la possibilità, ci dà la speranza e nutre la nostra fede e la nostra convinzione. Ci dice, ce la puoi fare, ma non è gratis. Ti puoi liberare dal coro e dal direttore d'orchestra che ti tormentano, ma non è gratis, devi pagare il prezzo. Qual è il prezzo? È quello di essere impegnato nel servizio di devozione. Quindi, Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. In ogni momento tu puoi ascoltare, in ogni momento puoi cantare, in ogni momento puoi ricordare, servire. In ogni momento, non ci sono scuse. Sei seduto sul divano e la mente ti tormenta, apriti la Bhagavad Gita. Cosa stai ad ascoltare la mente? Ascolta la parola di Krishna, è una scelta molto più intelligente. Non sai cosa fare, vai al tempio, che diamine, che lì ci sono tutti i servizi da fare e c'è il responsabile del tempio che non vede l'ora che qualcuno lo chiami e dice, Prabhu, ho 4 ore libere. No, nessun responsabile del tempio ti dirà, ah, vabbè, ti farò sapere, cioè ti diranno tutti, già, vieni, chiaramente se ti presenti nel modo giusto e hai lasciato una buona impressione in loro, altrimenti non è la stessa cosa. Vabbè, ma insomma, per capire, non ho niente da fare, fai per Dio. Allora, quell'impegno diventa servizio devozionale e la forza del servizio di devozione riesce a liberarti dalle conseguenze del karma. E gradualmente quel coro che prima era altisonante e ti ipnotizzava e quasi ti terrorizzava, comincia a diventare una voce lontana che poi si dissolve per sempre nel vento. E non lo senti, e sentirai solo il vento, e dirai bello il vento, il rumore del vento. ma questo può succedere quando noi arriviamo allo stadio di nishtha, di fissità nel servizio di devozione, perché ci siamo liberati da anartha, abbiamo raggiunto il livello, superato il livello di anartha nivritti. Quando gli anartha svaniscono dal cuore, lasciano il nostro cuore, possiamo situarci nella piattaforma di nishtha, di fissità nel servizio di devozione. A quel punto arriviamo al verso 31. Se avete domande o commenti su quello che abbiamo detto fin qui, altrimenti leggiamo il verso 31. Ok. Shri
Shiprambhavati Dharmatma Shashvachanti Nigacchati Kunteya Pratijani Name Bhakta Pranashati. Molto presto si corregge e raggiunge una pace duratura. Proclamalo pure con forza, o figlio di Kunti, il mio devoto non perirà mai. Già, mi piace di più la traduzione che c'è qui, perché Kshipram Bhavati Dharmatma, Dharmatma, sì, può anche dire si corregge, ma è implicito nella parola Dharmatma, ma qui dice rapidamente egli diventa puro e trova la pace eterna. Ma Dharmatma è l'anima che ritrova la sua, il suo Dharma, sia il Dharma di questo mondo, quindi si fissa nel suo dovere, nel suo Dharma, come Arjuna che doveva combattere, e anche nel suo Sanatana Dharma. Sarsvacchanti Nigacchati dice, e ritrova la pace, perché finché non ci siamo liberati dalle conseguenze del nostro karma, non possiamo trovare pace, perché la nostra mente è legata a 10, 100, 1000, 100.000 schemi preconfezionati che includono 10, 100, 100.000 persone, e quindi non ci lascia mai in pace questa mente. E mentre una volta arrivati allo stadio Kshipram Bhavati Dharmatma Sasvacchantim Nigacchati, quando arriviamo alla piattaforma di Dharmatma, quando l'anima entra in modo fisso, no? Si situa in modo stabile nella sua dimensione ottimale, allora ritrovi la pace che fa parte della tua natura costituzionale. E poi dice Konteya Pratijanihi Name Bhakta Pranashati. Dichiaralo pure con forza, Arjuna, il mio devoto non perirà mai. Quindi questa è la garanzia che ci dà Krishna sul fatto che seguendo la strada del servizio di devozione siamo protetti da Krishna, abbiamo la garanzia che ci dà Krishna e abbiamo la sua parola, e non solo, ma dice Konteya, proclamalo pure con forza, o figlio di Kunti, Pratijanihi, proclamalo anche tu, perché alle volte di me non è che si fidano tutti. Perché nei vari lila, i suoi passatempi in questo mondo per favorire i suoi devoti, alle volte Krishna è venuto anche meno alla sua parola. Ma invece Arjuna è conosciuto come il grande condottiero, e allora gli dice, proclamalo anche tu, per avvalorare questa tesi, il mio devoto non perirà mai, perirà in questo caso sotto le leggi del karma, karma bandha, che lo porterà a rinascere. Allora, questa è la garanzia di Krishna, che poi ci offre un'ulteriore garanzia nel verso 32. Chi è libero dal karma bandha non faccia domande. E il verso 32 cosa dice? Ma mi parta via pashritya yepi siu papayonaya striovai shastata shudras te pianti parangatim. Coloro che si rifugiano in me, o figlio di Prita, anche se sono di bassa nascita, donne, vaisha, mercanti, shudra, operai, possono raggiungere la destinazione suprema. Allora, questo verso ci dà ulteriore speranza. Perché? Ah, bello, sì, ci impegniamo nel